Io lo inviterei a vestirsi di umiltà e a pensare a tutte le persone che gli possono voler bene. Penso che ne abbia fra parenti e amici. Gli chiedo di parlare, di collaborare, di aiutare quelle persone che possono aver bisogno di lui. Non ultima la scomparsa di Denise Pipitone. Potrebbe dare un grandissimo aiuto a una famiglia che sta cercando la bimba sparita. Nel caso di Denise, c'è una grande voragine nei suoi genitori, che ancora non sanno che cosa è successo alla loro figlioletta. Ritengo che lui possa effettivamente sapere che cosa le è accaduto. Penso che possa redimere le proprie colpe aiutando queste persone. Sono le parole di un'amica di Matteo Messina Denaro, il boss arrestato il 16 gennaio a Palermo dopo 30 anni di latitanza. Capo di Cosa Nostra, Messina Denaro non aveva mai lasciato il proprio territorio. Nativo del Trapanese, ha continuato a operare in quella zona. Ed è proprio per questo che la sua amica, una donna che il boss ha incontrato durante i vari cicli di chemioterapia in ospedale a Palermo, gli ha lanciato questo appello. Dica cosa è successo a Denise Pipitone. Il riferimento è alla bambina di 4 anni scomparsa da Mazara del Vallo, Trapani, il 1 settembre del 2004. La piccola scomparve mentre giocava davanti alla casa dei nonni, a pochi chilometri dai vari nascondigli del boss. Dopo l'arresto del latitante, anche Piera Maggio, la madre di Denise, ha lanciato un appello analogo. Ecco le sue parole. Chiediamo allo Stato italiano e ai magistrati che si prendano carico di Matteo Messina Denaro. E dopo tutti gli accertamenti e le doverose domande di rito, qualcuno cortesemente gli chieda se in qualche modo ha avuto notizie sul sequestro di nostra figlia Denise. Chiedete a Matteo Messina Denaro se sa dov'è la nostra Denise. Per molte persone, avendo continuato a governare il proprio territorio anche durante la latitanza, il boss non può non sapere cosa sia successo alla bambina di Mazara. Dopotutto, conosce i segreti di alcuni tra i più atroci casi di cronaca degli ultimi 30 anni. Tra questi, le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, che costarono la vita ai giudici antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Massacri per i quali è stato condannato all'ergastolo in contumacia. E di certo, sa, essendo il mandante, cosa è successo al piccolo Nino Di Matteo, il bambino di 12 anni rapito e sciolto nell'acido dopo una lunga prigionia per punire suo padre che era diventato un collaboratore di giustizia. Messina Denaro sa molte cose e potrebbe conoscere la verità sulla vicenda di Denise. È opinione diffusa che non si muove foglia senza che il boss lo sappia. Mazara del Vallo era tra i territori controllati dal padrino. E se è vero che la mafia non c'entra niente con il sequestro di Pipitone, allora il boss potrebbe dire quello che sa senza tradire la sua organizzazione criminale. Parlando, porterebbe un po' di sollievo a genitori che soffrono di un dolore immenso da quasi 20 anni per la scomparsa della loro piccola. Anche il SISDE, i servizi segreti, hanno indagato sul caso di Denise Pipitone. Nel 2004, poco dopo la scomparsa della bimba, l'ex sindaco di Castelvetrano, con uno stratagemma, riuscì a mettersi in contatto con il boss attraverso dei pizzini. Il capomafia non sapeva che stava scambiando messaggi con un collaboratore del SISDE e non ha mai menzionato Denise. Segno che non sapeva davvero delle sorti della bambina? Non è detto. È anche possibile che ne sia venuto a conoscenza solo in seguito. Oggi potrebbe perciò conoscere alcuni dettagli utili. Cosa farà? Asseconderà le richieste della sua amica e di Piera Maggio o continuerà a nascondersi dietro a un muro di silenzio? La vicenda Pipitone tiene l'Italia in tensione da quasi 20 anni. Vari indizi sono stati seguiti in anni di ricerche e indagini. Un testimone, Battista Della Chiave, un sordo muto che nel frattempo è deceduto, ha raccontato di aver visto Denise in un capannone di Mazara del Vallo in braccio a suo nipote. L'uomo aggiunse che la bambina era identica a quella delle foto segnaletiche. Durante il processo, Battista Della Chiave decise però di non collaborare più e la pista venne abbandonata. Molte segnalazioni sono pervenute da diverse parti d'Italia, ma tutte senza riscontri.
anche la pista familiare è stata inefficace. Per anni, la principale sospettata della scomparsa di Denise è stata la sorellastra Jessica Polizzi, figlia del padre biologico della bambina. Si pensava che Jessica, che all'epoca aveva 17 anni, avesse rapito la bambina per gelosia, ma non è stata trovata alcuna prova concreta contro di lei. La Polizzi è stata assolta in tutti i gradi di giudizio. Archiviata anche la posizione di sua madre Anna Corona, coinvolta nelle indagini insieme alla figlia. Nelle ultime settimane si è ripreso a parlare della possibilità di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta che indaghi sui bambini scomparsi, tra cui Denise. I suoi genitori sperano che si faccia qualcosa in questo senso, per rimettere in fila tutte le carte e riesaminare l'enorme quantità di materiale prodotto negli anni. Anche un solo dato potrebbe convincere le autorità a riaprire l'indagine. I genitori Piera e Pietro sono disperati. Sono disposti a tutto per la verità. Persino chiedere aiuto a un boss mafioso. In loro supporto potrebbe arrivare l'appello dell'amica che ha spronato il capo di Cosa Nostra a pulirsi la coscienza e aiutare a risolvere uno dei casi più misteriosi e controversi degli ultimi 20 anni. Come risponderà Matteo Messina Denaro?